Oggi è quarta domenica di Pasqua, è la domenica del Buon Pastore, è la domenica di preghiera per le vocazioni, giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, e il Vangelo offerto è quello di Giovanni, capitolo 10, versetti 1-10, parla del pastore, del buon pastore. Noi sappiamo come nella tradizione, nella cultura, nella realtà palestinese, la pastorizia fosse importante. Nella storia, nella Bibbia, si parla di Abramo, il pastore, di Mosè, di Davide. Non erano quindi solamente dei lavoratori, ma diventavano anche dei leader che guidavano da pastori la comunità. E i profeti richiamano sempre nell'Antico Testamento queste guide ad essere veri pastori. A un certo punto Isaia, Geremia, Ezechiele si arrabbiano contro i sacerdoti, il re, perché non sono veri pastori. Dio è il pastore, ricordiamo il Salmo 23, il Signore è mio pastore. Gesù quindi si inserisce in questa tradizione biblica, presenta se stesso come il pastore che guida la comunità, colui che conosce, sappiamo nel senso biblico, conoscere non è una cosa intellettuale, nuove acquisizioni, nuovi concetti, ma è relazione. Gesù conosce, Gesù si relaziona, ha un'esperienza personale con ciascuno, guida, è davanti e porta verso i pascoli la vita vera, il vero cibo, la vera forza. Ed è in questo senso che possiamo cogliere anche noi oggi, nell'esperienza che viviamo, la presenza di Gesù che ci conosce, che si relaziona con noi, che ci guida verso il nuovo. E non è quindi solo per Lui, diventa anche per noi la domanda: ma io lo conosco, mi relaziono con Gesù? Ed è importante, credo, questo, come dicevo, nella giornata di preghiera per le vocazioni, che preghiamo per i nostri pastori, perché siano come Gesù, persone che conoscono, che si relazionano, che sono guida, come dice il Papa, che sentono l'odore delle pecore. E vorrei così riportare una piccola esperienza mia come pastore, come parroco a Tondo, quando mi piaceva una volta, due alla settimana, perdere tempo e andare così tra le vie. Era una parrocchia di 100.000, ma in un raggio di 1,5 km, quindi era facile per me uscire e così incontrare la gente, girare per le viuzze delle capanne e parlare con loro, perdere tempo, perché sapevo, me lo dicevo sin dall'inizio, certo non risolvo i loro problemi, ma almeno faccio sentire che sono una presenza del Signore. All'inizio mi guardavano come l'americano, lo Joe, poi una volta ha riconosciuto il padre, si father, dicevano, e così sentivano questa presenza, questa amicizia, questo semplice rapporto. Credo sia l'invito del Signore, anche in questo tempo, ad essere più vicini noi, come diceva anche il Santo Giovanni Paolo II nel documento Pastore Dar Vobis, diceva: nella fragilità di queste basi di Creta, siate dei pastori, un simbolo presenza di Gesù, buon pastore.